In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciato pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo». Sono sempre i più meglio che se ne vanno. La vita. Oggi a te, domani a lui. Ma tocca a tutti. O presto o tardi. Per quello che mi riguarda, è meglio dopo che prima. Perdonatemi questo frame di Totò ad inizio commento. Ma chi meglio del grande comico napoletano poteva sciogliere l'imbarazzo di fronte alla morte? Perché di morte e di morti violenti si parla nel Vangelo. E i discepoli a far domande stupide sul dove e sul quando, domande scontate di circostanza. Ma pensate davvero fossero interessati a sapere quando accadranno queste cose e quale sarà il segno? Queste sono cose che incuriosiscono finché riguardano altri. Che se forse Gesù avesse risposto con data e ora, quegli uomini sarebbero stati più tranquilli. Nessun uomo in realtà desidera conoscere il momento della sua morte. Mi viene in mente quel film Dio esiste e vive a Bruxelles, dove ciascun uomo sulla terra viene a sapere con un SMS inviato direttamente da Dio sul cellulare il giorno e l'ora della propria morte. È il panico. Tutti esorcizziamo la morte, chi sdraiato nelle poltrone dell'indifferenza e chi naufragando negli oroscopi e nella ricerca ossessionata di segni apocalittici. Ma perché evitiamo la morte? Fondamentalmente perché non abbiamo fede, lo abbiamo già detto. La morte ci appartiene fin dalla nascita, o meglio, citando un film di Wim Wenders, la morte è una freccia scoccata dal futuro che ci raggiunge personalmente. Vi lascio proprio con il dialogo sulla morte nel film Palermo Shotting del regista Wim Wenders, il regista tedesco. Immortalare la vita. Mi piaceva tantissimo l'idea del negativo, l'altra faccia della vita, l'altra faccia della luce. Tu hai paura del mondo reale, della luce reale, dell'oscurità reale. Tu vuoi dirigere, tu vuoi imbellettare la realtà, o peggio, tu cerchi di ricrearla. Questa è la paura della morte. La paura della vita
è la paura della morte. E che cosa ne sai tu della vita? Tu non hai capito la mia vera natura. Io amo la vita, la porto nel cuore. Voi mortali non avreste nessun apprezzamento della vita senza di me. E io sono stanco. Sono stufo di dover sempre fare quello cattivo. Io sono gentile e tenero. Gli uomini mi vedono come crudele. Io sono l'apertura. Sono il mezzo di connessione, non la strada senza uscita. Sono la sola via d'uscita. Devo essere il più grande malinteso che ci sia sotto il cielo. Una persona che assiste un parto viene complimentata. Io faccio la stessa cosa all'altro capo del filo e vengo maledetto. Ecco, oggi è il 28 di novembre e 8 anni fa veniva lanciato sugli store di Android, di Google, la nostra app di Pregaudio. È stato un avvenimento bellissimo, lo ricordiamo ancora, ma mai avremmo immaginato che questa app potesse arrivare in tutta Italia, in tutto il mondo, attualmente con circa 30.000 utenti registrati. Davvero un grande dono. Ecco, allora vi invieremo in questa giornata anche le newsletter, tutti quelli iscritti le potranno ricevere, i prossimi giorni le newsletter saranno anche sull'app. L'invito è proprio quello di leggere e di interessarsi al contenuto che vi portiamo. Grazie e buona giornata a tutti.